Orologio a luce. Allora, vediamo un attimo. Qualcuno me lo descrive come funziona, quali sono le caratteristiche di questo orologio a luce? L'orologio a luce, che in un video chiamava anche orologio di Einstein, è un orologio immaginario che dà un tic ogni volta che un raggio di luce si riflette su due specchi paralleli. Questo orologio è messo in modo stazionario, il fascio di luce viaggia perpendicolare ai due specchi. L'orologio luce praticamente ha come elemento base di tempo che cosa? Il tempo di volo, chiamiamole dei fotoni. La cosa che vi volevo sottolineare, che vedete anche nel mio, così nella traccia che vi ho messo, è che noi spesso identifichiamo gli orologi con il quadrante, cioè per noi l'orologio è il quadrante, ciò che leggiamo. Invece, dell'orologio la parte fondamentale non è il quadrante, ma è l'elemento periodico che sta a comandare il quadrante, nel senso che nell'orologio a luce il salto di un tic avviene ogni volta che questo percorso salita e discesa della luce è avvenuto. E se ci pensate, tutti gli orologi con cui abbiamo a che fare hanno questo alla base, cioè un fenomeno periodico che si ripete costantemente. Pensate all'orologio a pendolo storico, pensate agli orologi da polso che avevano il bilanciere a molla, i nostri orologi da polso che insomma non usiamo nemmeno più tanto, ma che hanno delle oscillazioni del quarzo, e in questo caso l'oscillazione è quella della luce su e giù. Ma quello che lo rende universale, il motivo per cui è così importante, è che è basato sulla luce. E che quindi avendo una velocità costante fa sì che questo orologio sia identico per tutti. Una volta che lo hai costruito in maniera uguale per tutti, la luce si muove a velocità c per tutti, come dice il secondo postulato della relatività. Quindi questo è quello che rende questo orologio particolare. Se l'orologio viene messo in movimento, la luce viaggia sempre alla stessa velocità, perché la velocità della luce è c a prescindere dal movimento del sistema, però chiaramente dovrà percorrere comunque una distanza maggiore, perché oltre alla distanza tra i due specchi c'è anche lo spostamento orizzontale o comunque lungo una direzione dello specchio. E quindi la luce prima di fare un tic, cioè prima di colpire uno dei due specchi, impiegherà più tempo perché deve percorrere più distanza a parità di velocità. Il raggio di luce parte qui, dove sto sopra, diciamo, segnando in rosso, e ovviamente deve riflettersi sullo specchio superiore, ma intanto tutto si muove, quindi quando va a colpire lo specchio superiore ha dovuto percorrere un tratto che è questo qui, che è più lungo, ma che viene percorso comunque alla stessa velocità, perché la velocità della luce è uguale per tutti. E quindi vai avanti. E quindi il tempo ne risulta dilatato di un fattore che è il fattore gamma, che abbiamo anche chiamato fattore di Lorentz, che è 1 fratto radice di 1 meno b quadro fratto c quadro. Questa dimostrazione non è difficile, si basa sul teorema di Pitagora, non stiamo a ripeterla, però è abbastanza importante. Questo fattore di Lorentz, fattore gamma, abbiamo visto che è 1, pare a 1 quando V è uguale a 0, quindi orologio fermo, e quindi come abbiamo detto non, T uguale a T0. Invece di norma il fattore è maggiore di 1 per V maggiore di 0, e quindi il tempo risulta essere sempre dilatato, perché il tempo in movimento è gamma di 0, quindi gamma volte il tempo di 0. Avete capito che il tempo proprio è quello che si misura quando l'evento iniziale e l'evento finale dell'intervallo di tempo avvengono nello stesso luogo. Quindi per chi ha in mano il proprio orologio, l'evento iniziale, cioè la partenza del fotone, avviene
alla coordinata x uguale a 0, il fotone va su, tocca lo specchio, torna giù e ricade nella coordinata x uguale a 0. Questo è la, diciamo, la prova che lui sta misurando il tempo proprio, ovvero che l'evento iniziale e quello finale, come si dice, sono cospaziali, cioè avvengono nella stessa posizione. Per chi guarda invece questa cosa da fuori, succede quel fenomeno di vedere il percorso della luce che fa una greca, e quindi chi vede quell'orologio in movimento dice che quell'orologio batte più lentamente, perché per lui l'evento iniziale, cioè la partenza del fotone, e l'evento finale, cioè l'arrivo del fotone di nuovo sulla base, avvengono in due posizioni diverse. Chi è in queste condizioni misura il tempo dilatato. Sì. Però la cosa difficile da digerire è che dal punto di vista di chi sta sull'astronave, sono gli orologi di chi è a terra che misurano il tempo dilatato, mentre per chi è a terra lui sta misurando il tempo proprio. Quindi questa relatività di cosa dice un osservatore rispetto all'altro è quello che veramente rende strana la teoria. È solo però perché noi non siamo abituati a questo genere, cioè noi non viviamo in un mondo dove le velocità sono prossime a quelle della luce. Ho letto un esempio che diceva, ad esempio noi diciamo che i neozelandesi sono agli antipodi nostri, e i neozelandesi dicono che l'Italia è agli antipodi della Nuova Zelanda, cioè ognuno dal suo punto di vista dà un giudizio diverso, e noi questa seconda cosa non la troviamo scandalosa. Mentre invece la mancanza di abitudine alla relatività fa sì che noi troviamo stranissimo quel discorso. Ho trovato un piccolo testo che spiega proprio il fatto che non è una questione dell'orologio a luce, ma veramente tutti i fenomeni, anche i fenomeni biologici, vengono rallentati, e lo sono veramente, no? Il ragionamento è questo: immaginate di accostare due orologi, uno a pendolo e uno a luce, e metterli in moto, ad esempio, rispetto alla Terra. L'orologio a luce, lo sappiamo, deve ticchettare più lentamente. Se il pendolo non facesse altrettanto, avremmo trovato un esperimento interno a un sistema che permette di stabilire se i due orologi sono in moto oppure stazionari. Difatti, se rimanessero sincronizzati, vuol dire che il sistema di riferimento è fermo. Se l'orologio a luce accumulasse ritardo mentre l'altro no, vorrebbe dire che i due orologi sono in movimento. Quindi, siccome il principio di relatività dice che è impossibile che con esperimenti interni al sistema si possa capire se il sistema è fermo oppure in moto, bisogna da questo concludere che tutti i fenomeni, anche quelli biologici, anche quelli meccanici, rallentano come rallenta l'orologio a luce. Quindi è proprio il tempo che viaggia più lentamente per i sistemi di riferimento che sono visti in movimento. Questo non l'avevo trovato da altre parti, e questo piccolo libricino, che tra l'altro straconsiglio per i curiosi, magari non adesso, ma è un libricino che fa praticamente soltanto, senza uso nemmeno delle trasformazioni di Lorentz, tutta la relatività, ma ti pone di quei dubbi che ci metti un bel po' a risolvere.